Bentornati alla Vita in Diretta, 10 minuti alle 5 del pomeriggio. Benvenuto Ferdinando Giannini, capo al maggiore. Grazie, un incarico molto importante, soprattutto alpino, perché alpino. Ci viene a dire, ecco il tuo cappello d'alpino. Senti Ferdinando, la tua storia vorrei raccontarla così, cioè sì, attraverso, diciamo, la storia con Antonella, che è tua moglie ed è la mamma dei tuoi tre figli, uno piccolissimo, quanto è arrivato da pochissimo, ha superato 2 mesi da poco. Che Andrea. Gli altri due hanno c'è 8, Luca 4. 8 anni e Miriam 4. E Miriam 4. Allora, Antonella è una ragazza che tu conoscevi da molto tempo, ma sì, ti aveva sempre dato picche. Ma sempre, perché a me piaceva da impazzire, però tramite un'amica cercavo di uscire insieme, ma niente. Perché, però, perché ti piaceva da impazzire? Perché è bellissima, ma solo a vederla è bellissima. È troppo bella. È bellissima. Non niente, è paragonabile a nessun'altra donna, è bellissima. E non volevo uscire. Assolutamente. Ecco. Poi a un certo punto però succede che accetta di uscire con te. Sì, di uscire con te, siamo passati nel frattempo molti anni e trova, nel momento in cui tu torni verso di lei, trova una persona un po' più diversa, anche perché io volevo uscire con lei quando ancora in realtà non avevo avuto l'incidente, quindi forse ha visto qualcosa in me di diverso e ha accettato, come dire, l'invito ad uscire e a frequentarmi. Forse tu nel frattempo eri cresciuto e migliorato? Sono cresciuto, ma comunque non ero migliorato, è lei che mi ha migliorato. Infatti io spesso dico che è stata lei, il mio più grande miracolo è stata proprio lei, perché mi ha portato a vedere tante cose belle della vita e poi ho sempre detto che anche nell'amicizia, anche nel fidanzamento e soprattutto nel matrimonio è un cammino di crescita, ma soprattutto è un cammino, come dire, dove ci si migliora, dove l'altra persona ti porta a migliorarti. Non è fatto il matrimonio o l'amicizia o il fidanzamento dove ti dicono sempre sì, facciamo questo sì, facciamo questo sì, facciamo questo sì. E, come dire, in una coppia ogni persona deve avere una sua base fissa, non deve essere appoggiata all'altra. Beh, perché se crolla una donna o l'uomo, subito ci deve essere il sostegno per poterla aiutare, altrimenti si è in due a crollare. Certo. Oddio, non è che come eri prima eri tanto male, perché questo signore già aveva avuto, nel momento in cui Antonella accetta finalmente il suo invito ad uscire, gli era successo qualcosa di importante, era stato in tante missioni all'estero, missioni, sì, rischiose, quindi il tuo coraggio era già uscito fuori e avevi già avuto una medaglia al valore civile. Ecco, per quale ragione? In realtà sì, come ben detto, io sono partito quasi 20 anni fa e io ho sempre sognato di indossare una divisa da bambino e questo sogno l'ho realizzato per ben 2 volte, e la prima volta nel lontano 98 e poi sono entrato negli Alpini, poi Marco, io sono a 15 km dal mare, quindi arrivare negli Alpini, credetemi, facile, è non è il massimo, però è stato bellissimo perché poi tra l'altro ho incontrato diversi amici e colleghi fraterni e ho fatto diversi corsi roccia, ho imparato a sciare, diverse missioni all'estero, però non ho mai conosciuto l'infermeria, non ho mai conosciuto l'ospedale. Mai. Nonostante tutti i pericoli corsi. Mai successo. Per fortuna non è mai successo. Poi arriviamo all'8 novembre del 2002. Ero in autostrada, stavo guidando la macchina, arrivo in un tratto autostradale, vedo questa macchina incidentata, senza esitare lascio la mia insicurezza, scendo, aiuto e poi arriva un camionista completamente addormentato o distratto e fa strike, fa 2 vittime e io vado in coma. E lì mi è crollato un po' il mondo addosso, anche se prima di chiudere gli occhi sono riuscito a telefonare a casa. E chiamando mamma ho detto: mamma, ho avuto un incidente, venitemi a trovare, sono più o meno all'altezza di Lanciano. I miei genitori sono venuti ovviamente, ma non pensavano di trovare il figlio in fin di vita. Poi dopo 10 giorni il miracolo è accaduto
Io ricordo quando mi sono svegliato, l'infermiera era abbastanza incredula. E poi gli ho detto, guarda, mi fa male la gamba. E lei viene, gentilissima, me la sposta. Dico, non questa, l'altra. E stava quasi per svenire. Dice, no, aspetta un attimo. E poi è arrivata con due dottori. Dice, guarda, Ferdinando, ti abbiamo operato dappertutto perché il camion ti ha completamente investito. E la tua gamba, anche sinistra, non sappiamo nemmeno come reagirà. E la destra l'abbiamo completamente amputata all'altezza dell'anca, quindi sono disarticolato. Lì è partito lo sconforto, sono completamente crollato, ho pianto tantissimo, mi sono arrabbiato tantissimo, soprattutto anche con Dio, perché dicevo, ma scusa, stavo facendo una cosa bella e mi è successo questo. E veramente non sapevo nemmeno più come reagire, ero sfinito, completamente andato sotto terra, non volevo vedere nessuno. Depressione, c'è stata depressione. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma questa depressione mi ha dato anche un motivo di riscatto, una rabbia più che riscatto, dove ho cominciato a lottare e a vedere il lato positivo della vita, ma nel lato ottimistico, perché io faccio sempre differenza dall'ottimismo alla speranza. Cioè l'ottimismo non è uno status, la speranza sì, perché ti dà possibilità di vedere qualcosa di più bello. Vedevo solo l'ottimismo, ho cominciato ad allontanare quelle persone che venivano... Non volevi che venissero neanche in ospedale, no? Quando... Sì. Se non venite col sorriso non venite. Assolutamente sì, anche se c'erano tanti chilometri dall'ospedale a casa. E quindi anche il ritorno, assolutamente sì, perché molto spesso c'era gente che veniva a piangere da me ed ero io che li confortavo. No, non ti preoccupare, non è successo niente, ma chi te l'ha fatto fare? Ma non è possibile, no, tranquilla. Magari qualcuno ha portato anche dei fiori al cimitero, dico no, sono vivo, puoi anche toccarmi. Ecco, quindi hai una grande voglia di riprenderti la vita, e comincia a rafforzare anzitutto l'altra gamba, no? Sì, ecco. Ho fatto un periodo di fisioterapia a Ferrara e Budrio, a Ferrara da mio zio Pasquale, e poi sono rientrato in Puglia e lì ho rivisto Antonella, uno splendore unico, sì. E lì poi piano piano, quatto quatto, siamo riusciti ad uscire. Poi una sera sotto casa, quando l'ho accompagnata, gli do un bacio e dico, adesso siamo insieme, ovviamente, vero? Che dici? Un bacio. E dice, se l'hai detto tu. Sì, insomma. Ah, che bello, eccoli qua, eh. Eccoli qui. Bellissimi. Insomma, tu prima hai detto, quando Antonella ha accettato di uscire con me, sì, io ero migliorato rispetto a prima, ma ancora mi sentivo un po' onnipotente, no? Mi sentivo in un momento in cui doveva ancora maturare fino in fondo psicologicamente quello che era accaduto. Eri un po' in una fase euforica dopo la depressione, che è esatto, tipica, no? Bravissimo. E che cosa è successo a quel punto? È successo che ero, come ben detto tu, un po' troppo euforico e oserei dire una parola bruttissima, un po' troppo onnipotente, dove io non volevo chiedere niente a nessuno, gli altri dovevano venire da me, dove io facevo tutto da solo. Consigli? Zero, assolutamente. L'uomo perfetto, migliore, l'unico al mondo. E lì non andava bene perché non riuscivo ad avere un contatto con nessuno. E Antonella poi mi ha detto, facciamo un cammino insieme, perché aveva visto qualcosa di buono in me, ma che non riuscivo ad esprimere probabilmente. All'inizio gli ho detto no, e ci siamo lasciati dopo un po'. E poi io stavo talmente male che sono tornato indietro e ho detto va bene. Facciamolo questo cammino. Allora siamo andati a parlare con tutta la tua famiglia, Lucia Loffredo, vediamo un po'. Io e Ferdinando ci siamo conosciuti in paese, voleva uscire con me e mi chiamò una mia amica. Io appena dissi, ma chi è? Ferdinando Giannini, no, assolutamente. Ci siamo rivisti quando lui è uscito dall'ospedale, mi è entrato, diciamo, nel cuore, usciva un lato di lui che magari io non vedevo prima.
Abbiamo deciso di camminare insieme. Nel 2008, il 13 settembre, ci siamo sposati. Il mio sogno era quello di stare a casa, di essere madre dei miei figli, madre di me stessa, madre di mio marito e sposa. È stato il mio principe azzurro, colui che mi ha salvato e che mi salva ogni giorno. Lui, vabbè, è solare, porta il sole dentro casa e vive per il mio sorriso. Come papà è molto attento, è un padre che sa ascoltare, che sa anche consigliare. Papà è il migliore del mondo. Quest'anno facciamo 10 anni di matrimonio. Ti volevo dire che ti amo tanto e ti risceglierei ogni giorno, ogni attimo e ogni minuto della mia vita. Non vale, i colpi bassi non valgono. Ma l'avete vista? È bellissima, è troppo bella. Meravigliosa, è cosa bellissima. Che ha detto bellissima. E sono nati questi bambini. Bellissimi, sono adorano, veramente meravigliosi. Sì. Come ti dicevo... Poi tu hai fatto, eccoli qua, questa bellissima foto, sei con loro. Sì. E poi tu, insomma, comunque hai continuato a far tutto. Prima l'ho visto sciare. Esatto, sì. E proprio questo ti volevo dire, che mi ha invitato a uscire un po' da quelle che erano un po' le mie paure, le mie debolezze. E mi ha veramente, come dire, in qualche modo spronato a puntare a fare qualcosa di più dell'ordinario, ecco. Ed è bello come, faccio un passo indietro, fare un cammino insieme, un percorso insieme. Noi infatti abbiamo sposato anche un progetto che si chiama Ingannevole come l'amore. Cioè, dove... aiutate le persone, le famiglie in difficoltà? Sì, è nato da Mimmo Armiento e Cinzia Moruso, una coppia meravigliosa di Manfredonia. Questo gruppo, questa associazione, che è più una famiglia, tanto che ci chiamiamo fratelli e sorelle quando ci vediamo, e aiutiamo in qualche modo a ritrovare il senso della propria vita ai giovani, alle coppie, ai fidanzati, ai single, ma soprattutto aiutiamo a puntare in alto, a non accontentarsi, perché di solito uno si accontenta, di solito uno si fa prendere dalle paure, dice ma non sono degno, non sono capace, tutte tra virgolette maledizioni che a volte ci diamo. Invece è un corso dove ti fa migliorare sulla testa tutto lì, soprattutto, no? Ma soprattutto su se stesso, su ma se soprattutto stesso. Anche il cuore, oserei dire, certo. Ti fa puntare al massimo, cercando di realizzare i tuoi sogni, i tuoi desideri, cercando di vivere una vita felice, perché la vita è bella e va vissuta in ogni momento. E io penso che anche queste parole tramite la televisione hai trasmesso tanta positività e tanta energia. Grazie Ferdinando. Grazie a Ferdinando voi. Giannini. Grazie a voi. Ne approfitto per fare gli auguri. Oggi tra l'altro è un giorno molto particolare perché è cambiato il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, quindi faccio gli auguri al generale Enrico che ha lasciato il comando e un augurio e un abbraccio grandissimo al generale Farina che ha preso il comando questa mattina dell'esercito. E viva l'Italia! Viva l'Italia! Grazie Ferdinando! Grazie. Ciao. Francesco, a te.